Guarda, la parola paralimpica per me adesso la conosco, però prima non sapevo neanche che ci fosse questo mondo di persone diciamo, disabili. Cioè, non sapevo neanche cosa fosse un cieco, non ho mai visto in vita mia un cieco. Ho visto qualche volta le persone in carrozzine, però pensavo che magari avessero qualche problema fisico così, però non sapevo che dietro ci fosse tutto un ambiente dedicato allo sport per le persone disabili. Però adesso che io mi ci trovo dentro, che vedo come è questo mondo, vedo tutte le altre persone che ci sono anche in questo campo, tipo che hanno diversi tipi di problemi fisici, vedo che questo non implica un impedimento per queste persone, perché comunque la vita continua e vanno ancora avanti. Io in questo momento che mi trovo qua nel mondo paralimpico è una cosa che non mi avrei mai aspettato, perché sai, la vita cambia da certi giri e dopo ti ritrovi in una maniera che ti ritrovi, quindi deve comunque andare avanti. Già il fatto di trovarmi qua nelle file della nazionale in compagnia con questi ragazzi bravissimi che amano la vita, che dedicano tutto parte della sua vita allo sport, a prescindere da qualsiasi tipo di patologia, qualsiasi tipo di problema, guarda, è la cosa più bella che ho visto, che mi sta capitando in questo momento. Sono esperienze comunque che sono esperienze forti che ti danno tantissimo e che ogni giorno ti danno un input nella tua quotidianità. Il mio avversario più temibile sono io stesso, perché dentro di me si nasconde una fiera, diciamo, questo guerriero che è quello che mi porta per le strade giuste e quello che mi porta per le strade che mi può far portare a sbagliare. E questa è la mia prima lotta con me stesso. Imparare a dominarmi, a dominare le mie emozioni, imparare a dominare i miei impulsi, perché sono tranquillo però sono molto impulsivo, che tutto è prodotto a questa cosa. Il mio idolo, ne ho tantissimi, sono tutte quelle persone che ho davanti, che hanno esperienze, tipo Martina Caironi, la Assunta Legnante, che vedo in queste due persone, anche Roberto La Barbera, la Carmen Assunto, sono persone comunque di esperienze, comunque hanno delle patologie diverse, hanno dei problemi diversi, vedo che questi ragazzi affrontano la vita con una serenità, una tranquillità enorme e ti dico, sono loro che mi danno anche tanta forza. Guarda, su questo devo ringraziare soltanto a Dio, lo posso dire così, con molta amplezza, con molta sicurezza, alto, chiaro e forte, perché ho depositato tutta la mia fede diciamo al Signore e prego sempre tutti i giorni perché mi dia questa forza, questa stabilità, questa serenità per continuare ad andare avanti e raggiungere gli obiettivi che mi sono proposto. Un grandissimo giardiniere.